Ciao, ciao, ciao amici, bentornati sul canale, urlo perché sono da sola. Sono sola. Festeggiamo, sono sola. Faccio questo video, non vi dico il giorno, ve lo dico? Non so se dirvelo, boh, perché è un po' triste. Ferragosto. Il 15 agosto sto registrando questo video, sono solo a casa. Voi direte, oddio, poverina, Ferragosto a casa. Io sono la persona più felice del mondo che sono solo a casa, perché posso fare quello che cavolo mi pare, mangiare quando voglio, a che ora voglio, cosa voglio. E solo che non so quando caricherò questo video, quindi può essere anche a fine mese, primi di settembre, non lo so. Però sappiate che l'ho registrato il 15 agosto. Quindi mi tenete un po' di compagnia. Ho il mio amicetto, Akira, che mi tiene compagnia, però voi, anche il vostro sostegno, insomma, mi fa piacere. Dico anche il vostro sostegno perché ho notato con grande piacere che sono arrivata a 69 iscritti. Non pensavo, visto da una specialmente che non fa il sub for sub, sub for sub, sì, esatto, per me è un traguardo grandissimo, meraviglioso, stupendo. Mi sono troppo felice, troppo, troppo felice. Per così poco, dici, sì, sono contenta per così poco, perché è quello che sto passando. Banda alle ciance, perché questo video? Questo video mi è stato ispirato da una conversazione che ho fatto tramite audio con Chiara del canale Wellness with Chiara R. Ciao Chiara, un bacio grande. E dove lei si domandava, si chiedeva come potessi io leggere, nonostante fossi ipovedente. Da lì mi è venuta la lampadina, mi si è accesa una lampadina. Cavolo, dico, potrei fare un video dove unisco l'utile al dilettevole, nel senso che già volevo fare un video dove vi avrei parlato comunque della mia malattia, perché ho visto tante persone iscritte nuove, che non ricordo che si siano iscritte anche l'anno scorso, quindi facce nuove, tra virgolette. E quindi niente, volevo parlare, poi magari se qualcuno riesce a condividere il video, magari gira, e quindi di persone che hanno il mio stesso problema o che hanno una disabilità, mi fa piacere a me. Io non lo chiedo mai di condividere i miei video, però alcuni sì, perché comunque ne vale la pena, veramente. Forse posso essere d'aiuto magari a delle persone che hanno una disabilità, ecco, a tirarsi un po' su, anche se non è il periodo migliore, comunque ragazzi, ce la metto tutta. E quindi niente, parlare, mazza, mi è venuta anche la remoce. Va bene, parlare quindi della mia disabilità, di come l'ho scoperta, senza tag, senza niente, anche perché a ruota libera credo che sia anche meglio. Allora, io soffro innanzitutto di retinite pigmentosa. È una malattia genetica degenerativa della retina, che colpisce la retina. E io ve lo dico in parole molto semplici: le cellule, diciamo, dei coni, dei bastoncelli della retina, i coni e i bastoncelli che servono per tutte queste cose qua, molto tecniche. Vi invito a vedere meglio. Io non sono molto brava a parlare di queste cose in maniera tecnica. Comunque, sia, cosa significa? Che di sera in luoghi parte da questo, diciamo, si parte da una cecità notturna, detta in maniera molto volgare, dove la sera in luoghi poco luminosi non vedi niente. Parte da questo per poi, purtroppo, essendo degenerativa, degenerare, peggiorare, ecco. Quindi è una malattia che porta alla progressiva perdita della vista, l'uso della vista, in poche parole. E ovviamente ogni persona è a sé, cioè è una cosa soggettiva il peggioramento, cioè chi peggiora in età, purtroppo, in età infantile,
purtroppo, chi peggiora nell'età adolescenziale, chi nell'età più matura, chi per niente, chi riesce ad essere stabile, buon per lui, ad essere stabile, arrivare a vivere fino a 90 anni che magari ci vedicchia, ci vede, buon per lui. Tutto dipende anche molto da dove nasce ereditaria, da chi l'hai avuta, quindi è importante sapere la mappatura genetica, la propria mappatura genetica, ora vado molto sul tecnico. Ok, io fin da piccola ho sempre avuto, mia mamma mi ha detto, dei grossi problemi con andare in giro per casa con il giurello, immaginatevi. Ha detto, andavo a sbattere anche addosso alle porte, da lì normalità. Quando uscivo di sera cercavo sempre la luce, quindi alzavo gli occhi al cielo per cercare la luna, magari, no? Qualcosa che mi desse la luce. Mia madre, mi ricordo, dicevo, ho detto quante volte ti sgridavo, ti dicevo, ma che sei stupida, che insomma, genitori sempre molto carini che ti tirano sull'umore, cioè che guardi sempre la luce, guarda per terra, perché guardavo in alto per cercare la luce. Poi già Grazie. quando avevo 4 anni, 3 anni, già dovetti portare gli occhiali da vista perché avevo una forte miopia, forte astigmatismo. E vabbè, cioè vedere da lontano, vedere da vicino, tutte queste cose qua molto semplici. Dopo questa brutta polmonite c'è stato un crollo, a parte un crollo delle mie difese immunitarie, ma vedevo ancora meno. La luce mi dava ancora più fastidio. La sera io non riuscivo neanche a camminare perché non riuscivo a vedere nulla. Da lì i miei genitori, col passare degli anni, si sono un po' preoccupati. Nelle visite successive che io ho fatto, da lì un grande dottore, ma veramente un grande dottore, già capì qualcosa. Mi disse, disse ai miei genitori, a me, guardate vostra figlia, credo che abbia qualcosa di grave agli occhi. Però all'epoca, vi parlo ormai di 30 anni fa ormai, ecco, 28, 27, 28 anni fa, non è che si sapevano grandi cose. Per farvela molto breve, all'età di 12 anni andai da un grosso professore di Roma, dove mi visitò, mi fece accomodare fuori l'ambulatorio, parlò con mia madre e quella sera stessa, che non dimenticherò mai, mia madre mi prende a casa e mi dice Jessica, purtroppo te non avrai una vita come tutte le altre ragazze, come tutte le altre bambine, perché hai questa malattia. 12 anni sono diventata donna, così, praticamente sono maturata così, perché comunque non puoi andare alle feste di compleanno dei bambini, perché erano tutte quante la sera, andavo a sbattere a destra e manca, perché comunque ho avuto una malattia, forse non l'ho detto, che limita anche molto il campo visivo. Quindi, cioè, era praticamente un disastro. Poi avevo questo occhiale molto spesso, che non è che ti faceva molto figa, molto fashion, quindi potete anche immaginare, poi quando andando avanti con l'età, 17, 18 anni, è dura non poter andare in discoteca. Sono andata una volta in discoteca, mi è preso un attacco di panico perché non vedevo veramente nulla, tutta la confusione, la musica fortissima, mi è preso un forte attacco di panico, mi dovettero accompagnare fuori e da lì non sono più andata in una discoteca perché non fa per me. Luci, quelle luci che vanno, vengono, no. Quindi niente discoteca, le gite, capitolo gite. Io devo ringraziare tanto le mie ex compagne di scuola, alcune, perché mi ricordo mi difendevano. Io camminavo, c'erano alcune ragazze che dicevano, vedi, se fate l'accompagnamento, fate il bastone pena cieca. Molto carine le ragazze, le ventenni di allora, molto carine. E quindi, vabbè, ti limita parecchio, ti limita parecchio. Soffri, ci sono state giornate in cui ho sofferto tanto, serate in cui io stavo a casa e le altre magari le mie amiche uscivano, andavano a festeggiare, uscivano fuori perché comunque
è un peso anche per loro, cioè sempre sotto braccio, perché comunque la sera è come se si va in giro, lo dico nudo e crudo, con una non vedente, perché io non vedo proprio il nulla, quindi. E vabbè, comunque questa è stata, diciamo, l'iter. E a grandi linee, a grandi grandi linee, questa è la mia malattia e il percorso che ho fatto, insomma, nella mia vita. Poi, per fortuna, con gli anni, cosa è successo? A me, sapete, piace tanto leggere. Purtroppo, per fortuna, mettiamola così. Una delle conseguenze brutte della retinite, che può portare a soffrire di cataratta precoce. Io ho sempre sperato, pregato che la cataratta mi prendesse il più tardi possibile, perché comunque ero giovane, sono giovane, dico cavolo, spero che prenda. Ragazzi che io conosco che hanno la mia stessa malattia, oltre i 40 anni, quindi dico, speriamo anche io, insomma, che mi faccia superare i 40 anni e mi faccia un po' vivere tranquilla. Purtroppo Meno anni male. fa, 2 anni e mezzo fa, iniziai a vedere opaco. Mi tappavo l'occhio e vedevo che l'occhio sinistro, il mio occhio sinistro è quello più debole, dove ho sempre visto meno, vedevo opaco. Dico, questa è la volta buona che perdo la vista. Io molto positiva. E quindi non dissi nulla ai miei, facendo passare parecchi mesi. Aspettavo, dico, ora che faccio la visita mia annuale, mi sapranno dire che Jessica l'occhio lo sta per perdere. Invece faccio la visita oculistica, c'è cioè il professore, mi dice, Jessica, hai la cataratta, è da togliere. Io lì, ragazzi, ve lo dico nudo e crudo, ho tirato un calcio al muro che penso, non lo so, maciste in confronto, non lo so che cosa sta. Ho tirato un calcio al muro che non lo so, raga, non, i pianti che mi sono fatta è stata una cosa terribile, perché dico, cavolo, a 36 anni, la cataratta e via discorrendo. E, però mi hanno detto, guarda, sì, Jessica, è da operare, ma dobbiamo aspettare che ti scende un po' di più. Io non vedevo un tubo, solamente che le persone che hanno avuto la cataratta sanno che cosa significa. Non vedi nulla, vedi tutto opaco, non distingui più i colori, vedi tutto grigio. È un'esperienza terribile, terribile. E solo un occhio, pensate un po' che ce l'ha tutte e due, veramente. Dico pazienza, va bene, aspettiamo, tanto che importa. Passò qualche mese e feci un'altra visita, perché dopo 3-4 mesi mi vollero ricontrollare. E niente, ho fatto questa benedetta cataratta, perché ho detto sì, è ora, e feci l'intervento di cataratta. Fatto l'intervento di cataratta, le cose purtroppo sono andate peggio, perché comunque allora sono diventata presbite, ovvero da lontano, come gli anziani, sono diventata un'ottantenne, una vecchietta. Da lontano praticamente vedo, da vicino una cippa lippa, quindi più mi avvicino più non vedo nulla. L'occhio sano, il destro, poverino, sta anche il destro la cataratta, però questo mi hanno detto, guarda, siamo ancora carissimo amico, quindi stai tranquilla che per adesso non si fa. Per me è un dramma, perché praticamente ho un dislivello che è la fine del mondo. Io dovrei portare gli occhiali, ma non ce la faccio, perché ho un occhio che vede in un modo, l'altro che vede in un altro. Terribile. Quindi è una cosa pazzesca. Mi è peggiorato un pochino il campo visivo, mi ha portato, insomma, un po' di conseguenze. Vi stavo dicendo, io che amo tanto leggere, purtroppo negli ultimi 3 anni non potevo più farlo, perché non riuscivo più a leggere. Io purtroppo le lettere non le distingo più tanto, faccio anche fatica a scrivere, perché appunto vedo male. Tant'è che nel cellulare ho inserito, adesso l'ho disattivato perché sto facendo il video, ma ho inserito un metodo per tradurmi i messaggi scritti. Quindi mi arrivano i messaggi, mi dicono, arriva il messaggio di tizio e mi dice se mi ha fatto un vocale o mi legge proprio quello che mi è arrivato, perché sono arrivata a questo livello, non riesco più tanto a leggere. Vi dicevo, quindi la
Adesso sfatiamo la curiosità di Chiara, no? A parte lei già in parte già gliel'avevo detto. Comunque, a me che piace tanto leggere, dico cavolo, non potrò farlo più. La tecnologia, ragazzi, ci viene in nostro soccorso. Fantastico. Quindi, ho trovato poi, spulciando per internet tutto quanto, io non conoscevo niente, ho scoperto sicuramente l'acqua calda, ho trovato un ingranditore elettronico, degli ingranditori elettronici. Allora, io vi faccio vedere quello che ho acquistato io, piccolino, ma pagato l'ira di Dio perché a me non passa niente, nessuno, quindi non è che dici me l'hanno regalato perché ho un'invalidità. No, ho un'invalidità visiva. No, l'ho pagato con la l'IVA al 4%, quello sì, grazie non al 22 ma al 4%, grazie all'invalidità che ho, ma di più ragazzi non hanno fatto, cioè, l'ho pagato un botto di soldi. Comunque è in questa custodia vellutata, ok, di velluto, e troviamo il nostro ingranditore che è della Zumax. Io l'ho preso questo qui piccolino piccolino, pochissimi pollici, e niente, vi metto adesso immediatamente un video che ho fatto dove vedrete più nel dettaglio come funziona questo aggeggino. Ve lo faccio vedere e ci vediamo tra poco. Ok, a presto. A tra poco. Allora, questo è il famoso ingranditore che forse ve lo... questo è della Zumax, è piccolissimo, cioè veramente lo prendete con questa... come si dice, per metterlo dentro, diciamo custodia, ecco, brava Jessica, custodia in velluto, molto carino. E niente, questo è il famoso ingranditore. Allora, praticamente si accende al lato. Io questo video lo faccio per i curiosoni, ma anche e soprattutto per le persone che magari hanno i miei stessi problemi o cose di questo tipo e volessero capirne un pochino di più. Allora, questo, allora aspettate un attimo che apro ovviamente il libro, la fidanzata, ogni cosa ovviamente bene. Allora vi faccio vedere le varie differenze. Premendo sopra si cambia lo sfondo in base alle proprie problematiche, vedete anche di lettura, ok? Vedete? Si cambia, ecco. Sfondo giallo, lettere nere, nero, giallo su nero, blu su giallo e nero su giallo. Io preferisco questa, che comunque dicono che è adatta per chi ha problemi alla retina, quindi infatti è questo diciamo il colore che preferisco. Quindi guardate quanto comunque ingrandisce, cioè, vedete la normalità da qui a qui, guardate un po' la differenza. Poi ovviamente si può anche zoomare, sempre con il solito tastino sopra, si gira la rotellina, può zoomare, oddio un po' troppo, e andare indietro. Però come potete vedere è veramente, veramente notevole la cosa. E anche abbiamo, vedete, il fermo immagine, dove c'è la foto e si può fare, insomma, si può avere il fermo immagine. Ecco qua, questo è lo Zumax, è un aggeggetto veramente molto carino, pratico, perché ha la sua custodia da portare in borsa e volendo si può anche portare al supermercato, a far la spesa. Quando praticamente chi come me ha problemi anche a leggere, non so, gli ingredienti di un prodotto o a leggere anche purtroppo proprio le confezioni, quindi a trovare le cose che ci servono da mangiare, insomma. E niente. Non so se questo video lo metterò tra una discussione e l'altra. In caso, in questo momento vi dico buona visione e buon proseguimento a vedere il video. Ciao! Ecco, quindi avete visto l'ingranditore in funzione, l'ho fatto vedere poco perché comunque non è che posso stare 2 ore a farvi, perché non a tutti forse interessa, quindi... E
E quindi questa è stata la mia salvezza. Riesco finalmente a leggere in maniera tranquilla. Allora, ce ne sono poi di vari formati, questo è più piccolino. Ci sono anche quelli più grandi, quelli un po' più a tablet, come hanno la funzionalità del tablet, di un tablet, ma ovviamente più crescono, diciamo, più sono grandi, più costano. E io per ora, non potendomelo permettere, perché comunque anche questo me lo sono pagata da sola. Aspetto, spero di non averne mai bisogno, perché più sono grandi, più vuol dire che hai difficoltà e più sei peggiorata. Quindi, no. Tra le domande di quel tag sulla disabilità c'era anche se si accetta la propria disabilità, come ci si convive, eccetera. Io non ho mai accettato la mia malattia, non lo accetterò mai, né adesso né mai, perché però ci convivi. È normale, io la vivo da quando apro gli occhi fino a che non vado a dormire, quindi è una costante della mia vita. Mi ha impedito tante cose, sì, mi ha impedito forse di andare a qualche festa, ma sinceramente mi è stata anche d'aiuto perché mi ha fatto capire le persone importanti, le vere persone, le vere amiche, quelle che quando hai bisogno ti sono veramente accanto. E non quelle che scappano perché tu hai dei problemi. Quindi mi è stata anche utile, non so se ho reso l'idea, mi è stata anche utile per tante cose. Sono fidanzata, mi sono mai innamorata, qualcuno si è mai innamorato di me? No, nessuno si è mai innamorato di me, veramente. Nessuno mi ha dato tanto amore, veramente. È stato solamente un amore di facciata e basta. Non ti voglio bene, sì. Io mi sono innamorata, certo, certo che mi sono innamorata. È normale che mi sono innamorata. Come reagiscono i ragazzi? I ragazzi reagiscono male, perché comunque all'inizio, sì, andiamo, spacchiamo, non ti preoccupare, ma che vuoi che sia? Poi dopo, no, guarda, no, per questa cosa io non me la sento. Ecco, ho ricevuto anche risposte di questo tipo. Nella mia vita, finora che ho 38 anni, ho convissuto, ho avuto il piacere e la meravigliosità di convivere. Ho avuto l'esperienza della convivenza, un'esperienza all'inizio traumatica, perché comunque avevo paura, dico io non sono capace a fare tante cose, non sono capace a fare nulla. Poi però mi ha aiutato tanto perché mi sono resa conto che Jessica, anche se sei ipovedente, anche se hai questo problema visivo, riesci a fare tante cose. Io mi alzavo la mattina molto presto, mi truccavo, mi davo una sistemata, se c'era modo portavo anche il cane fuori, se c'era modo, motivo, e preparavo la colazione, anche il pranzo per il cane, che a volte poteva anche essere riso, quindi mi alzavo per preparare il riso, quindi cucinavo, tornavo a casa, mi cambiavo, facevo 1 chilometro per andare in palestra, fantastico, cioè da sola. 1 chilometro andare, 1 chilometro ritornare, preparavo pranzo, gestivo la casa, a mio dire, in maniera ottima, certo, a pulire non sono brava perché vedo pochissimo, quindi pulire a fondo no, devo sempre avere qualcuno che ti aiuta, che mi aiuta, però secondo me sono brava, insomma, riesco a gestire le cose e arrivavo la sera morta perché ero molto stanca, però ero contenta, ero felice perché comunque vedevo che ce la facevo, dicevo, cavolo Jessica, ce la puoi fare. Vedi che ce la puoi fare nonostante tutto. Quindi, ecco, ho vissuto una convivenza. Però poi tutto è finito, vabbè, per altri motivi, per altre cose. Però almeno un qualcosa ho vissuto, posso dire, nella mia vita. E posso dire che, nonostante tutto, nonostante la mia malattia, riesco a fare delle cose. È questo che mi ha dato la spinta e mi dà la spinta per andare avanti, per trovarmi un lavoro che mi dia la possibilità, un reddito maggiore di quello che ho, per poter dire io vado a vivere da sola. Perché è il mio più grande, ora come ora, il mio più grande obiettivo è questo, riuscire a vivere da sola, andare a vivere da sola. Quindi è questa la cosa più importante. Poi un'altra di quelle domande era se si fa sesso, se è normale, cioè io sono una persona normalissima, mi raccomando la luce, però voglio dire, sempre con la luce, però insomma, perché comunque adesso
La mia difficoltà maggiore è tutto, perché comunque io rispetto a 3 anni fa sono meno autonoma, perché comunque vedo meno, molto meno anche di giorno, ho difficoltà, mi dà molto più fastidio il sole, ho un campo visivo comunque molto ristretto, io vedo solo davanti, ai lati no, quindi ho la visione centrale e non laterale. Poi non so cos'altro. Vado in palestra, una vita normale, mi piacerebbe tanto trovare un lavoro, trovare qualcosa da fare, una distrazione, qualcosa, un lavoro che mi permetta di conoscere persone e di avere amici, perché io fondamentalmente ho amici, però sono tutte quante lontane. Poi tutto sta nel trovare un lavoro, nel trovare un'occupazione. Purtroppo ad oggi io sono della provincia di Roma, trovo molta molta difficoltà perché nel mio comune non ti aiutano. Io dovrei fare la centralinista, ma perché al computer non riesco più a stare, quindi lavoro di telefono e mezza giornata. Quindi vabbè, pazienza. Mi sembra che mi stia proponendo per un lavoro. No, sto solamente parlando come se parlassi con delle amiche delle mie difficoltà, di una patologia. Che nessuno ne parla, dove pochissimi la conoscono, e non se ne parla mai, quindi tutto qua. I miei progetti per il futuro ve l'ho detti, spero che si avvengano, che si realizzino, questo come l'amicizia, ma io penso che sia tutta una catena. Si inizia dal lavoro, da piccole cose, come anche dal semplice fatto che ho cambiato orario di palestra, vado al pomeriggio con i figaccioni, giovanotti, quindi no, no amicizie, spero. E quindi inizierò la palestra di pomeriggio a settembre, non vedo l'ora, settembre, fine agosto, perché comunque aprirà a breve, riaprirà. Non vedo l'ora di iniziare questa mia nuova vita e che tutto vada bene. Voglio essere positiva, quindi in parole molto semplici ho finito il video. Vi voglio dire, ok, i problemi ce li abbiamo tutti, chi più, chi meno. Chi maggiori, chi minori, chi più importanti, chi meno importanti, però pensiamo sempre positivo, pensiamo sempre che al di là di tutto, c'è sempre qualcosa che può renderci felici. A me ieri sera, ad esempio, è bastato il messaggio di una persona e mi ha stravolto già la serata, mi ha stravolto la giornata, per quel motivo che oggi sono qui a farvi un video. Perché un messaggio, è stato veramente un messaggio molto molto carino. Che Jessica non è solo una malattia. Jessica è anche una persona, con un carattere, con dei sentimenti, con un cuore. E vabbè, ha aggiunto anche che sono una bella persona. Non lo dico io. Però, a prescindere da tutto, non siamo chi è malato, chi è disabile come me, non siamo solamente la nostra malattia, quindi questo lo rivolgo anche a voi. Ma Ma magari ha un canale YouTube e vede questo video, lo invito a fare altrettanto, a parlare un po' della sua vita, un po' delle sue sensazioni, un po' delle sue emozioni, un po' delle sue avventure anche amorose, perché no? E belle e brutte, perché comunque vale anche. Io di cose brutte non ne ho parlate tante, ma ne ho vissute. Bullismo. Sono stata presa in giro, un po' la mia esperienza con i ragazzi, un po' ve ne ho parlato, quello è il minimo di quello che ho passato, che ho vissuto. Comunque, vabbè, come si dice? Si passa la cera, togli la cera, com'era? No, vabbè, si dà una pulita, no? Si pulisce, si prende un panno, si pulisce come si pulisce un vetro, no? Si cancellano le cose e si va avanti, passiamo oltre. Il mio libro l'ho chiuso, l'ho strappato e bruciato. Il libro della vecchia Jessica. Ne voglio aprire un altro. Sempre anche con il vostro aiuto. Io ragazzi ho finito qui. Se vi è piaciuto mettete un pollice in su, mi farà tanto piacere sapere se il video appunto vi è piaciuto. Se volete altre tipologie di questo, altri video di questa tipologia. Spero di aver soddisfatto magari le curiosità di qualcuna, di qualche iscritta nuova. E questa sono io. Semplicemente Jessica. Un bacio, alla prossima, qualora vogliate, sempre. Ciao!